Come partenza è sprint, no? Sprint sì. È sprint come tutte le nostre partenze, conferenza stampa e presentazione. Devo dire la verità, c'è tanta attenzione anche da parte delle istituzioni che ci stanno attorno, sia sportive che non, no? Abbiamo trovato veramente una bella accoglienza qui, nel senso che il sindaco, già abbiamo avuto contatti, ci eravamo visti i fatti, ma si sono veramente, come dire, tra virgolette, messi a disposizione, nel senso che hanno capito un po' l'importanza. A me dà l'idea che non è una mera considerazione di presenza alberghiere o di economia, ma proprio di comunione di intenti. Numeri ci sono, per carità, numeri, grazie a Dio, numeri crescenti, numeri importanti, tutto quanto. Però l'abbinamento, diciamo, del nostro modo di intendere lo sport, sport e salute, sport e benessere, sport in tutte le sue declinazioni culturali e tutto quello che ben conosciamo, ha trovato terreno fertile in questa amministrazione. Quindi Sporting Tour 2019 è un impegno ancora più gravoso rispetto agli anni scorsi, perché sono tre fine settimane. E a questo poi ci sarà tutta una serie di iniziative che ci impongono una presenza quasi capillare, cioè il riposo non se ne parla. No, non se ne è mai parlato, quindi siamo abituati su questo. Però no, a parte questo, sì, abbiamo veramente creato un contenitore sempre più ricco di elementi, passando dai i convegni sulla comunicazione, quindi sul giornalismo, passando alla sport e alimentazione con biologi nutrizionisti, passando con al tema della dei NIT, un progetto che abbiamo svolto in collaborazione con le ACLI e con presidenza del Consiglio dei Ministri. Cioè abbiamo una serie di attività, siano esse culturali, sia di crescita personale, sia chiaramente di sport, ma lo sport è il veicolo col quale attrarre tutte queste conoscenze e tutte queste nuove iniziative. Presidente, le considerazioni le facciamo alla prossima intervista, dopo che finisce. Direi di sì, perché settimana. Adesso speriamo che vada tutto bene. Ciao, in bocca al lupo. Grazie.